Abin des bene ta faga ca cum bene, ma la fedes no farà la storia d'un capir de faia, però già la sa meia per. Filo scosceso e incassato, la povertà e ripidezza dei terreni hanno da sempre condizionato la vita degli abitanti della Valle Onsernone, rendendo estremamente difficili le comunicazioni e problematica anche un'agricoltura di sopravvivenza che esponeva la popolazione a periodiche e tragiche carestie. Accidentato, ombroso, ricco di boschi un tempo sfruttati, il pendio rivolto a nord impedisce un insediamento stabile. Solo in bassa valle, dove le condizioni sono meno dure, si trovano gruppi di case e stalle circondate da prati a terrazzi, frequentate stagionalmente secondo l'esigenza di una pastorizia basata sulla transumanza. I villaggi, intensamente abitati ancora all'inizio del secolo, si trovano tutti sul versante assolatio, alla cui morfologia un po' meno ostile, secoli di lavoro hanno strappato qualche ettaro di terra coltivabile o di pascoli. Risorse, popolazione numerosa. L'emigrazione stagionale è una costante della storia onsernonese. Negli anni più magri, quasi tutti gli uomini partivano. Le donne erano costrette a sobbarcarsi a ulteriori fatiche, con conseguenze negative sul lavoro agricolo di sussistenza, già limitato dalla necessità di coltivare intensamente la segale, non per farne pane, ma per ottenere la paglia, materia prima dell'unica antica industria della valle. Nelle nostre terre, la prima testimonianza dell'artigianato della paglia, importato forse da qualche esule fiorentino o da un onsernonese emigrato in Toscana o nelle Fiandre, è il Luglio Mietitore, affresco della seconda metà del 400 nella chiesa di Santa Maria a Mesocco. Da un documento si può poi dedurre che nel 1597 questo artigianato era solidamente installato in Onsernone. Ha dell'incredibile che in una valle isolata e ostile abbia potuto svilupparsi un'industria che nel periodo di massima fioritura ha offerto i suoi prodotti sui più importanti mercati del mondo. Da secoli dunque c'è stato per gli abitanti della valle un imperativo costante, coltivare segale. Allora coltivavo un chi, ma era un lavoro lungo, Prima di tutte la vigna chi era fatta tutta a toppia. Tutta la toppia, mi in sci alte, indicam, tutti qui cam che giù a testa che tenne più una cosa, è tutto prato, né più di vigne quasi, L'era tutta toppia perché la rendeva di più, e ha provato in principio a fare la vigna a filagna, che è più facile, più semplice, ma la rendeva mia, perché fa troppo freccio d'inverno. Allora le fa la toppia, e dopo sotto i vangava per mettere la segale. La catau maruda la seglia. Maruda è meglio maruda. Se vuoi come che svolivo il pai, sei pai, e svolivo un po' mol, mi dicevo, o rusti come il diavolo. Allora la catava meglio maruda. Dopo i pai e meglio tutti i compagni, quella dava stella, a dire le stelle. Quella da una stessa gonda, quella da gruppa un po' grossa, la paia agli esti tre, perlomeno gli tre. La paia dal gruppo, la paia dalla stella, quella da me. Verso metà luglio, dopo la mietitura, la segale veniva messa a seccare,
In agosto, ripulendo gli steli da nodi, guaine e spighe, si ottenevano pagliette di differente diametro e lunghezza, che venivano più volte fatte macerare in ruscelli e fontane e asciugare al sole nei prati per ottenere una prima sbiancatura. E parendo anche io un po', mi mettevo in un scrin, ciappava un rotato, un robo... Una vis. Una vis, ma lui imparava, anche un robo da tola. Mettevo un po' di brastia e poi mettevo un po' di zofri. Allora questo, o si biancava un po' il zofri. Dopo la sbiancatura ai vapori di zolfo, si procedeva alla cernita delle paglie. Veniva da cerni, con tutti i pagli erano maschietti, che da gruppo la steglia, che era prima la steglia, che era salvo, e era tutto compagno, ma dopo andava a casa. E sto sadasso, a ieri sei quadrito, un quadrino, io sei buzzito, tutto compagno. Un quadrino gli ha seduto per sei greci, sotto in stufa giorno dopo una sedia, perché senza ne altri spazzetti, che poi dopo si arriva il vento da parente da grossezza. Alla cernita seguiva la fase principale del lavoro, la preparazione, qui ripresa a rallentatore, della cosiddetta binda, sorta di lunga treccia piatta alla base di ogni manufatto in paglia. Si producevano vari tipi di binda, di maggiore o minor pregio, a seconda del tipo di intreccio, del numero di steli utilizzati e della loro grossezza. Se alle diverse fasi partecipava tutta la famiglia, l'intreccio della binda più fine era quasi esclusivamente compito delle donne. Due operazioni erano ancora necessarie per ottenere una binda utilizzabile nelle fasi successive della lavorazione. La prima era la mondatura, cioè l'eliminazione delle estremità sporgenti delle pagliette. Per ammorbidire la binda e uniformarne lo spessore, la si passava in seguito tra i rulli di un mangano. Allora era finalmente pronta per la cucitura. Un ciclo produttivo complesso dunque. La quantità di lavoro che implicava è documentata da un dato riguardante il periodo 1870-71. Si raccolse paglia per 13.000 franchi, che lavorata raggiunse il valore di 352.000 franchi. Un simile risultato richiedeva naturalmente grande velocità di esecuzione.